teatro Ariosto è il secondo teatro più importante della città e della provincia di Reggio Emilia. Nasce nel 1878 per volontà di 28 cittadini e dell'amministrazione comunale. Ha una storia entusiasmante. C'è stato dentro di tutto, dalla politica al cinema, all'avanspettacolo, al circo, alla prosa, alla musica, alla danza. E è un teatro a cui la città si è affezionata nelle generazioni che si sono susseguite. E la dimostrazione che la città si è affezionata a questo teatro l'abbiamo avuta quando abbiamo deciso di restaurare il sipario di Anselmo Govi. La città ci ha dimostrato affetto contribuendo in misura rilevante al restauro del sipario con risposte che hanno dato conto della partecipazione effettiva dei cittadini a un evento che ha riguardato un recupero di un bene culturale all'interno di un bene culturale con metodologie scientificamente avanzate, in tempi ragionevolmente corretti dal punto di vista dell'arco temporale in cui si è sviluppata l'attività di restauro, fino a restituire un pezzo di storia alla città che lo aspettava. Più di 60 soggetti, fra persone e aziende, hanno partecipato a questa impresa, hanno sottolineato la volontà di partecipare non solo erogando denaro, ma anche volendo verificare in diretta quali sono i modi con cui un bene culturale viene restituito alla collettività. Sotto questo profilo, le visite guidate che si sono realizzate hanno visto una partecipazione altissima e credo di poter dire anche un entusiasmo vero nel verificare quanto la bravura di chi ha lavorato al restauro man mano rendeva al sipario di Govi la sua giusta collocazione storica. Il sipario storico del Teatro Ariosto di Reggio Emilia è stato dipinto da Anselmo Govi nel 1927. In quell'anno si sono conclusi a dicembre anche tutti i lavori di ristrutturazione e restauro del teatro. A seguire questi lavori è l'ingegner Tirelli che chiama Govi a dipingere tutto l'apparato decorativo del teatro e in particolare il sipario e la cupola, dando il tema dell'Ariosto e dell'Orlando Furioso che vengono dipinti. L'Ariosto sul sipario che declama, legge i versi dell'Orlando in questa corte rinascimentale e nella cupola vi sono rappresentati 10 episodi del Furioso. Siamo al Mauriziano, ospiti della famiglia Malaguzzi. La cosa importante è il giardino che accoglie questa corte, colta in un momento di pace, di serenità, in cui ci sono scambi tra letterati ed artisti. Govi dipinge nel sipario anche alcuni reperti archeologici. Possiamo pensare che, visto che all'inizio degli anni 20 sulla Via Emilia vengono fatte tante scoperte archeologiche, questo abbia influenzato il pittore. Anselmo Govi nasce nel 1893 a Reggio Emilia. Inizia giovanissimo a lavorare come garzone alla locale cooperativa Pittori e Decoratori, di cui diventerà nel 1926 il direttore artistico.
Aveva una capacità spiccatissima nel disegno, un'intuizione notevole nel vedere e riempire visivamente gli spazi quando si trovava di fronte a una grande superficie da dipingere. Anche nel sipario non abbiamo rinvenuto tracce di un disegno preparatorio. Govi ha impostato i decori dipingendo prima gli sfondi con delle pennellate molto sottili direttamente sulla tela. Poi è andato a sovrapporre le stesure impostando ad esempio le figure in cui sicuramente doveva soffermarsi un po' di più, pensiamo agli incarnati, in cui le stesure risultano anche di spessore più elevato. Aveva una velocità di esecuzione veramente notevole. Sappiamo dai documenti che realizzava dalle 6 alle 7 figure umane al giorno e sempre dai documenti abbiamo rinvenuto la data del contratto. Il 1 ottobre del 1927 Govi firma il contratto e viene anche specificato il suo compenso al metro quadro e termina il lavoro di cupola e sipario a dicembre dello stesso anno. Dalle analisi chimiche che abbiamo effettuato preliminarmente all'intervento di restauro è emerso che Govi utilizza una tempera per dipingere il sipario. Utilizza anche degli escamotage Govi per rendere più accattivante questo enorme dipinto. Nella fascia perimetrale, ma anche nella bordatura delle nuvole, dell'oro steso a pennello con una tecnica a missione. Il sipario misura 8,55 m di altezza per 12,62 m. È formato da 8 teli di tela di cotone uniti fra loro, giuntati fra loro fino a raggiungere questa grande dimensione. Per rafforzare questa tela, vista le sue grandi dimensioni, viene posto dietro a ogni giunzione un cintino di materiale più spesso, di juta, e nella parte alta e nella parte bassa una tasca che accoglie lo stangone per la movimentazione. Questo anche a metà del sipario in maniera da poterlo riporre in alto e non essere più a vista. I danni che abbiamo rilevato sul sipario erano da imputare sia alla fase in cui il sipario è stato utilizzato, quindi nelle movimentazioni che ha subito, sia alla fase di arrotolamento, quando negli anni '80 è stato smontato e immagazzinato. L'arrotolamento ha prodotto numerosi problemi. Si sono formate parecchie pieghe, grinze, compromettendo anche lo stato della pellicola pittorica, per sua natura molto fragile, essendo dipinta a tempera, quindi una stesura molto magra che non ha assecondato i movimenti della tela. I danni maggiori di perdita di pellicola pittorica potevamo osservarli negli alberi presenti sulla scena dipinta, sia a destra che a sinistra, e nella fascia centrale, dove si potevano riscontrare anche numerosi fori da inchiodatura della barra retrostante che serviva alla movimentazione del sipario. Abbiamo riscontrato anche una serie di tagli, fori, toppe che creavano loro stesse dei raggrinzamenti della tela, scuciture del bordo inferiore, oltre a un leggero strato di polvere sia sul fronte che sul retro del sipario. L'intervento di restauro ha tenuto conto innanzitutto delle grandi dimensioni. Questo ha condizionato tutta la progettazione del lavoro per ordinare le fasi in modo da movimentare l'opera il meno possibile. La prima fase che abbiamo dovuto affrontare è stata la pulitura per rimuovere il velo di polvere presente sia sul fronte che sul retro.
Durante questa fase, con nostra grande sorpresa, abbiamo rinvenuto il marchio di fabbricazione della tela. Una fase di lavorazione ha riguardato la risoluzione delle problematiche sul retro del dipinto. In questa fase l'opera è stata posizionata in orizzontale. Abbiamo dovuto risarcire numerose lacune, tagli, strappetti, fori, dove abbiamo inserito anche degli innesti di tela mancante. Questo lavoro ha richiesto una minuziosa opera di ricucitura, specialmente nella fascia centrale, in corrispondenza dei fori lasciati dalla fitta inchiodatura della barra presente sul retro. Il consolidamento è stata senz'altro la fase più delicata di questo restauro e ha richiesto una progettazione preliminare notevole. Abbiamo prodotto dei facsimile nei laboratori in cui abbiamo un po' ricreato la stratigrafia di questo sipario, quindi lo stesso tipo di tela, di cotone, la preparazione sul retro, le stesure pittoriche direttamente sulla tela, e su queste abbiamo utilizzato diversi prodotti consolidanti per testarli e vedere che risultati ci potevano dare. Sulla fascia centrale abbiamo scucito la banda di juta, poiché non più utile alla nuova collocazione del sipario, e abbiamo risarcito questa parte predisponendo una stuccatura molto elastica, armata con un velo di seta a maggior sostegno di quest'area completamente ripristinata. L'ultima fase che riguarda l'intervento di restauro è stata svolta col sipario posizionato in verticale. La stuccatura è stata limitata a pochi punti proprio per la difficoltà di stendere lo stucco su un dipinto a tempera. Lo stucco è stato steso a pennello, soprattutto nella parte centrale interessata dai numerosi fori da inchiodatura e nelle fasce laterali. L'intervento pittorico si è orientato verso l'utilizzo di due tecniche. La prima prevede l'uso di una tempera preparata con dei pigmenti in polvere stemperati in un legante. La seconda, l'utilizzo di acquerelli. Con i colori a tempera ci siamo avvicinati alle tonalità originali, riservando all'utilizzo dell'acquerello le ultime rifiniture. Naturalmente questa fase di ritocco ha richiesto molto tempo proprio per l'entità delle lacune da colmare. Una cosa bellissima è
fare del palco il tuo luogo di lavoro, perché questo è molto, molto emozionante. Beh, il momento più emozionante penso davvero che sia la fine dei lavori, ma non perché finisce un lavoro, ma perché uno è soddisfatto di quello che ha fatto e vede che tutte le cautele che uno ha avuto durante il lavoro magari non sono state eccessive, ma hanno contribuito a un unicum che senza quello non sarebbe stato possibile. Lavorare in gruppo è stato importante, penso soprattutto dal punto di vista psicologico, perché abbiamo dovuto prendere talmente tante decisioni difficili, impegnative, che il poterci supportare tra di noi ci ha dato parecchio forza, coraggio, ci ha aiutato nei momenti di scoraggiamento e ci ha fatto esultare invece nei momenti di gioia. Era una sfida e penso che in qualche modo l'abbiamo vinta, è di mettere insieme tre laboratori e riuscire a collaborare e fare quello che abbiamo fatto, insomma, in armonia, che non è da poco.